Amici di Vivi Castellaneta, siamo tornati con Vito Campanella, reduce dalla trasmissione L'eredità di Rai 1. Allora Vito, ci eravamo lasciati con una promessa, com'è andata? La promessa è stata pienamente mantenuta, penso che ufficialmente abbiamo sancito che Castellaneta è un paese di artisti. Abbiamo altresì portato anche un po' del nostro paese con qualche detto dialettale che ha potuto farci notare un po' in tutta Italia per le nostre peculiarità anche linguistiche. Ecco. Ma qui abbiamo un iPad, non so se tu hai avuto modo di rivederti. Veramente mi sono visto ieri sera in trasmissione per la prima volta, però mi rivedo con piacere anche se so come è andata a finire purtroppo. Vediamola insieme. Vai. Vito è il primo degli sfidanti, si chiama Vito Campanella, 35enne di Castellaneta, provincia di Taranto, la città di Rodolfo Valentino. Grande Carlo, Rodolfo Valentino, divo del cinema muto, non abbiamo la stessa bellezza, però Castellaneta devi sapere che è un paese di artisti. E in ossequio a questo noi ci cimentiamo anche nel teatro, teatro amatoriale e teatro invernacolo. Per questo ti ho portato un proverbio che si addice a chi come noi ha un naso importante. Dalle mie parti si dice che ci tenenese tene crianz. Cioè che chi ha naso ha la capacità di sapersi comportare in tutte le occasioni. Sono perfettamente d'accordo. Noi sono d'accordissimo, mi trovi d'accordo. Fidanzato con Fedora. Sì, Carlo. Fedora. Tu sei ingegnere presso un'azienda di che cosa? Io sono ingegnere presso un'azienda che produce gas tecnici e criogenici. Non esiste l'aria fritta, ma esiste l'aria liquida. E noi dall'aria, sotto forma di aria liquida, tiriamo fuori l'ossigeno, l'azoto e l'argon. Un'azienda da più di 90 anni tutta italiana. Bravo, e questo è un orgoglio che ci deve contraddistinguere. Allora, ti accompagna chi ti accompagna? Il compare di Cresima. L'ottimo Antonio mi accompagna. Antonio, Carlo. Buonasera Antonio. Ciao, buonasera Carlo. Saluto a tutti. Di Vito, che dire? Avete già detto che sono il suo padrino. Bravo. È un brillante. Lui, tutte le attività che fa, forse è nato pronto. Però a me e a lui ci accomuna la passione e l'adesione all'Azione Cattolica Italiana. Ah, ecco, tu sei presidente diocesano della diocesi di Castellaneta. Di Castellaneta. Sì. E questo ha rafforzato la nostra amicizia. Ma un difetto ce l'ha? Certo, è molto buono che qualcuno, però non voglio fraintendere, potrebbe approfittare. Ho capito, va bene. Grazie Antonio. Vito, andiamo con gli abbinamenti. Allora Vito, intanto salutiamo l'ottimo Antonio che doveva essere qui con noi, però... Ci saluta. Ci saluta certamente l'ottimo Antonio, nome mio compare padrino di Cresima. Lo salutiamo perché ha avuto la pazienza e la bontà di accompagnarmi in questa bella avventura. Allora, presentazione brillante. Di sicuro hai mantenuto la promessa, ti ringraziamo. Ma poi com'è andata? Il gioco com'è andato? Allora, si è sviluppato che mi hanno cominciato a chiedere gli abbinamenti. In base al personaggio famoso dovevo dire se era tifoso della Juve e del Napoli. Vi garantisco che non è semplice perché lì non hai nulla di scritto davanti, ma devi semplicemente ascoltare Carlo. Ora, finché quello che ti chiedo non lo sai, va bene, ma quando cominci a tirare qualcosa a fortuna, può essere che poi se riparti da zero non ti riesci a ricordare più quello che hai detto precedentemente e quindi non finisci la serie. Però te la sei cavata. Beh, diciamo che ho dato tutto quello che potevo dare, anche perché io non mi interesso molto di gossip, per cui spesso qualche personaggio mi sfuggiva, ecco, chiaramente. Allora, sei andato avanti, hai superato anche la scossa, il vero falso, poi indenne alla scossa. Fino ad arrivare all'ultimo gioco. Che cosa è successo? Ti hanno puntato il dito contro. È finito l'abbinamento. Purtroppo la campionessa ha sbagliato e ha pensato bene di puntare il dito contro di me. Eravamo a quel punto rimasti soltanto in tre. Capisci bene che avrei potuto avere accesso alla finale. In quel momento ha puntato appunto il dito contro di me. E sei cascato sul laconico. Abbiamo anche questa. Vediamo com'è andata. Vai, vediamo. Contro Vito. Vito. Pronto? Ferma. Giochiamo con la L. Tema ricorrente in un'opera. Passo. Di poche parole, taciturno. Passo. Lampada da pesca. Lampara. Sì. Sentimento di invidia e di rancore. Livore. Sì. Scrupolosamente osservante. Passo. Sinonimo di spiaggia. Lido. Sì. Tema ricorrente in un'opera. Leitmotiv. Sì, di poche parole, taciturno. Passo. Scrupolosamente osservante.
Ligio. Sì, che peccato, che peccato. Di poche parole, taciturno, laconico, laconico. Vito, bravo lo stesso, ricevi il nostro applauso. Vuoi entrare a casa, grazie per aver giocato con noi. Caro Vito, un vero peccato. Certo. Poi soprattutto sul laconico, che è un aggettivo che non mi appartiene. In quel momento mi veniva tutto il contrario, loquace, logorroico, ma sto laconico non mi veniva. Sei cascato sul laconico e noi ti abbiamo portato un peperoncino, un signor peperoncino. È verde rispetto agli altri che consegniamo, sono rossi. Questo è verde perché, ci ha detto direttamente la nostra amica fruttivendola, a Vito portalo verde, verde speranza, speranza di rivederlo in trasmissione. Ma magari, speriamo, questo io lo prendo come un auspicio, come un buon augurio. Si sa che il peperoncino, il cornetto è un portafortuna, visto che in questa trasmissione ciò che mi è mancata è stata la fortuna. Chissà che simpaticamente questo amuleto possa portare fortuna, magari in un'altra partecipazione, chissà ad un'altra puntata. Quindi alla fine un po' ti brucia. Ma e ti direi una falsità se mi dicessi che non brucia. Sarei come Peppa Fried, che ci oias, non avi e non vols. E con questa perla di saggezza salutiamo i nostri amici di Vivi Castellaneta, Dario Benedetto e Vito Campanella. Alla prossima. Arrivederci, ragazzi.